Riaprire quanto prima. Un diktat che arriva dal Consiglio regionale, soprattutto dalle forze di centrodestra. In settimana la manifestazione di Roma ha suonato il campanello di allarme. Intanto il governo studia le contromosse. Semaforo verde per la mozione del Movimento 5 Stelle in merito alla legge Zan. Lo schieramento pentastellato ha chiesto alla Giunta di attivarsi per smuovere il DDL fermo in Parlamento. Netta contrarietà da parte di Lega e Fratelli d'Italia. La pazienza è finita e anche le risorse economiche. Dopo 6 mesi di quasi inattività, i ristoratori, ma non solo, hanno deciso di scendere in strada per chiedere di riaprire locali. A Roma, dove c'è stata una grande manifestazione nazionale, ma anche a Firenze. Impossibile, quindi, anche per il Consiglio regionale, ignorare l'argomento, nonostante i punti di vista differenti, anche nella stessa maggioranza. Se da un lato Ilaria Buggetti del PD ha posto sempre il problema della sicurezza e dell'emergenza sanitaria, dall'altro Stefano Scaramelli di Italia Viva ha parlato della necessità di darsi regole certe, ma al tempo stesso di porre fine alle fasce di colori e di andare verso le riaperture. Nel mezzo si è posta Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, che ha suggerito di seguire le indicazioni dei tecnici, pur capendo le esigenze degli esercenti dopo un lungo periodo di stop. Questo è un tema veramente importante, veramente caldo. Da una parte, con il cuore, siamo vicini a coloro che ormai non stanno più sopportando le chiusure. Dall'altra parte, il grande equilibrio di dover tutelare la salute dei cittadini e degli ospedali, soprattutto degli operatori che in questo momento stanno soffrendo. Quindi è importante, secondo me, valutare e avere anche la possibilità di fare quell'esercizio un pochino più approfondito, ovvero di poter andare, ora in base anche a quello che sceglierà il governo, a le riaperture, come già avevamo chiesto peraltro nella scorsa chiusura, nella prima ondata, andare per chiusure là dove ci siano veramente dei casi, un numero di casi superiore alla norma. Era un po' l'interrogativo che ci eravamo posti appunto qualche mese fa. È necessario chiudere tutto anche laddove non ci siano casi e contagi? Beh, è un po' il principio su cui proveremo a riflettere nei prossimi giorni, ovviamente sapendo che la Regione non ha autonomia in quanto a riaperture, ma noi possiamo semplicemente andare a capire quali siano i contagi e lavorare perché aumentare la campagna di vaccinazione, che ricordo è il vero problema perché mancano i vaccini, può sicuramente dare una spinta e favorire anche le riaperture. Noi siamo convinti del fatto che le attività debbano riaprire, possano riaprire rispettando le regole, facendo prevenzione, mettendo una mascherina, tenendo le distanze, lavandosi le mani. Cioè, ci diamo 3 regole certe, le rispettiamo e siamo convinti che le attività economiche saranno le prime a chiedere ai propri clienti di rispettare le normative o non possiamo più accettare delle chiusure. A mio avviso questa storia dei colori, giallo, rosso o arancione che sia, deve terminare perché non può più durare un lockdown permanente a distanza di un anno. I numeri ci dicono questo. Peraltro, per effetto di tutti questi ripetuti lockdown, non è che il quadro sia migliorato al cospetto di altri paesi europei, quindi diamoci delle regole, magari rigide, ma rispettiamole e consentiamo all'impresa di lavorare, così come alle scuole di essere aperte. Le riaperture ci devono essere fatte con molta cognizione di causa e con attenzione. Ecco perché non si può andare in maniera isolata la regione toscana piuttosto che altre regioni. Io credo che molti professionisti siano in grado in questo momento di riuscire a lavorare, magari meno, ma in sicurezza, però tutto questo deve essere concertato insieme a dei tecnici che sappiano anche fare queste valutazioni. E delle volte prendere delle posizioni politiche può significare non riuscire a contemperare tutte le esigenze che ci sono. Il ruolo della politica in questo momento è far venire incontro le esigenze della sicurezza con quelle delle persone che giustamente, legittimamente, e per questo non gli siamo vicini, chiedono di ricominciare a lavorare. Come prevedibile, il centrodestra è andato compatto verso la necessità di rialzare le saracinesche. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno sottolineato l'importanza di dotarsi di strumenti per la sicurezza, ma hanno evidenziato come la misura delle chiusure
non possa essere protratta ulteriormente. Noi lo stiamo dicendo in tutte le sedi istituzionali che laddove si può riaprire, è consentito dai dati e si può riaprire in sicurezza con tutte le norme del caso, si deve riaprire. Dobbiamo tornare a vivere, dobbiamo consentire ai nostri cittadini di lavorare, perché questo ci chiede ormai la nostra cittadinanza, quella di poter tornare a lavorare. Siamo un popolo di lavoratori, non siamo persone che vogliono stare con le mani in mano, e riteniamo che laddove c'è la possibilità si debba farlo il prima possibile, perché salvare l'economia è indispensabile. Anche nella nostra regione sappiamo benissimo che la maggior parte delle nostre attività sono fatte di piccole imprese a conduzione familiare, quindi le stiamo mettendo veramente a repentaglio il futuro anche di piccole aziende che ormai sono tramandate da generazioni. Dobbiamo consentire laddove è possibile di riaprire il prima possibile. Questo è quello che la Lega ha già chiesto tramite Matteo Salvini al governo e che continueremo a chiedere finché non ci sarà dato. La parola d'ordine d'ora in poi deve essere riaprire. È inaccettabile che si continui a tenere le attività commerciali chiuse. Da un lato noi dobbiamo certamente accelerare la fase vaccinale, ma dall'altro, se chi ci governa non si rende conto che riaprire diventa un elemento essenziale anche per evitare quelle spiacevoli episodi che giustamente i manifestanti manifestano per il loro lavoro, i loro diritti, le loro aziende, la fatica con la quale in tanti anni, magari ereditando dal padre, hanno mantenuto la propria bottega, il proprio taxi, il proprio banco da ambulante, il proprio bar, il proprio ristorante, il proprio lavoro da guida turistica, manifestano. Ecco, è inaccettabile vedere che si continui ancora a tenere chiuso. Occorre riaprire. Da un lato si è chiesto alle imprese di fare investimenti, alle palestre di comprare i plexiglass, agli estetisti e ai parrucchieri di mettersi in sicurezza, alle piscine di mettersi in sicurezza, ai bar e ristoranti di mettere tutte le norme igieniche, e dall'altro si continua ancora a tenerli chiusi. Questo diventa inaccettabile. Guardate, è un paese strano questo, dove si riaprono gli stadi ma si tengono chiusi i teatri ed i cinema. Come voi ho assistito alla nascita di un governo nazionale chiamato a sostituire il governo che non sapeva decidere, per iniziare a decidere e avviare il cronoprogramma verso le riaperture. Mi pare che ci sia una continuità totale e assoluta tra questo esecutivo e quello precedente. Mi sembra che, come l'ex primo ministro Conte non sapesse scegliere da dove ripartire per le riaperture, il presidente Draghi sia nella stessa identica situazione, e continuiamo la cosa surreale di continuare a tener chiuse quelle attività che abbiamo chiuso da un anno e mezzo senza che la loro chiusura incida in qualche maniera sui contagi. Io continuo quotidianamente a fare un esempio: se tu esci di casa, la sera torni e trovi il bagno allagato, tutte le mattine esci e prima di uscire chiudi l'acqua al lavandino. Torni la sera e trovi il bagno allagato, richiudi l'acqua al lavandino, torni la sera e trovi il bagno allagato, o provi a chiudere la doccia perché forse la perdita non arriva dal lavandino, oppure continui a chiudere il lavandino e vivere con l'acqua che ti arriva alle caviglie. La scelta di Draghi, come quella di Conte, è di continuare a chiudere il lavandino, e l'acqua non è più alle caviglie, ma ora inizia ad arrivare quasi alla bocca degli italiani. Considerazioni che nelle ultime ore sembrano essere state prese in carico anche dal governo. Nei prossimi giorni si dovrebbero discutere le linee guida per allentare gradualmente le maglie, mentre il governatore Giani si è augurato che già a fine mese ci possano essere le prime riaperture. Un'azione forte contro ogni discriminazione. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la mozione presentata da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, che chiede alla Giunta di attivarsi affinché la proposta di legge cosiddetta ZAN venga discussa e votata in Senato quanto prima, e per istituire una giornata contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia e l'abilismo. La consigliera, nel presentare il documento, ha sottolineato la contraddizione di Lega e Fratelli d'Italia, che da una parte danno pieno sostegno a Malika, la ragazza cacciata di casa e disconosciuta dalla famiglia per la sua omosessualità, mentre dall'altra ritengono la legge ZAN non una priorità in questo momento. Io ho sentito la discussione in aula
e ritengo incredibile che alcune componenti politiche da una parte votino e promuovano il sostegno a la solidarietà a una persona che è stata vittima di aggressioni per ragioni dovute all'orientamento sessuale e nello stesso tempo dichiarino come i loro leader Salvini e Meloni che una legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia, perché è qualcosa di molto più complessa, e l'abilismo non sia una priorità, ritenendo che in questo momento le attenzioni debbano essere tutte concentrate su legittimamente la questione dei vaccini, dei ristori e delle riaperture. L'informo che le commissioni sono differenti e che uno Stato che si ritiene tale che tuteli i diritti di tutti deve saper portare avanti tutte queste istanze nello stesso tempo. In Consiglio ho sentito un'arrampicata sugli specchi di Fratelli d'Italia che di fatto prende le distanze da quella che è una questione di giustizia, diritti e rispetto della nostra Costituzione. La proposta ha ricevuto il via libera sia del PD che da Italia Viva. Cristina Giachi ha spiegato che la legge non vuole perseguire le opinioni delle persone, ma i responsabili di fatti di violenza, come ad esempio quelli avvenuti nella metropolitana di Roma. Maurizio Sguanci ha aggiunto che già la Costituzione prevede l'autodeterminazione di se stessi, perciò è fondamentale che il Parlamento metta al riparo chiunque esprima il proprio orientamento sessuale. C'è stato un bel dibattito, devo dire, in cui si sono confrontati davvero due modi di pensare. Chi ritiene che come debba essere scontato, perché la Costituzione già lo dice, che non si debba discriminare, e quindi che un DDL, una legge su questo, sia ultronea, e chi invece, proprio partendo dalle cronache, dice non basta l'affermazione di principio, è necessario attuare quei principi con leggi specifiche che stigmatizzino certe condotte. Io sono intervenuta proprio per sottolineare questo, cioè come sia indispensabile stigmatizzare condotte e comportamenti e come non si possa nascondersi dietro l'ipotesi del reato di opinione. Si rischia di punire le opinioni. Beh, insomma, le opinioni che davvero che istigano alla discriminazione, che istigano all'omofobia e alla transfobia, beh, possono essere legittime, ma possono essere anche trattenute per sé e non necessariamente espresse a fomentare dibattiti o fomentare condotte di spiriti fragili, di anime deboli, di menti deboli che non sanno affrontare la diversità e che di fronte alla diversità reagiscono con la violenza, con l'odio, spesso un odio nascosto dietro le identità virtuali dei social e dei mezzi di comunicazione che non chiamano in causa direttamente il confronto. Vorrei ricordare che era già prevista addirittura dalla Costituzione che un individuo avesse la capacità di autodeterminare se stessi. Quindi è importante che il Parlamento determini una legge che in qualche modo metta al riparo chiunque dalla discriminazione e possa dare a chiunque invece la capacità di affermare se stesso indipendentemente da quello che è il suo orientamento, soprattutto a carattere sessuale. Sostegno che non è arrivato da Fratelli d'Italia con Francesco Torselli, che ha ribadito come al momento la legge Zan non sia una priorità e in più si rischia di sconfinare nel reato di opinione, con conseguenze significative. Sulla calendarizzazione del DDL Zan, abbiamo, per quanto sia competenza del Consiglio regionale decidere quando Senato e Camera debbano discutere i disegni di legge, abbiamo votato fermamente contrari perché riteniamo che sia una proposta di legge, un disegno di legge non solo strumentale, non solo anche pericoloso, ma soprattutto assolutamente inutile in questa fase storica. Noi abbiamo fatto gli ultimi due consigli regionali barricati dentro il palazzo, mentre fuori in strada c'erano decine e centinaia di lavoratori che chiedevano ristori, chiedevano aiuti. Non mi pare che ci fossero fuori migliaia di persone a chiederci di approvare il DDL Zan. Il disegno di legge Zan, al momento fermo in Senato, in caso di approvazione porterebbe l'istituzione in Italia di alcuni nuovi reati: l'istituzione di una giornata nazionale contro le discriminazioni, il 17 maggio, e lo stanziamento di 4 milioni di euro all'anno per iniziative di contrasto al fenomeno. Le pene previste per chi violerà questa legge sono severe: dalla reclusione fino a un anno a 6 mesi, per chi istiga o commette atti di discriminazione contro le categorie citate, fino ai 4 anni di reclusione per chi partecipa o favorisce le organizzazioni che hanno lo scopo o uno degli scopi
nell'incitamento alla discriminazione o alla violenza sulle suddette categorie. In pratica sarebbe qualcosa di molto vicino alla legge contro l'omofobia approvata nel 2004 in Francia.